Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi abbiamo deciso di iniziare la nostra giornata con una bella corsetta. Adesso stiamo andando verso il fiume, così vi facciamo vedere un paesaggio nuovo e diverso dai soliti. E poi a pranzo ci imbottiremo di ravioli polacchi. Andremo in un posto super tipico dove fanno quasi esclusivamente ravioli polacchi, ovvero i famosi pieroghi. E quindi speriamo di mangiare bene, dai, fanno solo quello, quindi in teoria. E prenderemo tutti i tipi che ci sono, alle verdure, dolci, alla carne, di tutto. Esatto, di più. Anche dolci, ragazzi, siamo troppo curiose perché non l'abbiamo mai mangiati questi pieroghi dolci, sì. E quindi sperimentiamo. Però prima rimanete con noi perché questa parte, come diceva Chiara, non ve l'abbiamo ancora fatta vedere e andremo a correre proprio sulla riva di questo fiume dove ci sono tutti i battelli con i ristoranti, è molto carino, quindi vamos! Vamos! Qua è assurdo che in ogni punto della città c'è un'area dedicata alla pista ciclabile. Sì, ovunque. E io ci cammino sempre dentro. Ogni volta la mettono sotto. Stretching? Sì. Ragazzi, sapete cosa sono quelle strutture? Sono degli hotel sul fiume. Noi quando abbiamo letto abbiamo detto, oh mio Dio, fighissimo, tutto a vetri con la vista sul fiume. Dovremmo informarci su quanto costa. Infatti, vero? Wow. Abbeveriamoci. Si vede che abbiamo corso, eh? Mi sa proprio di sì. Sono sconvolta. Bene ragazzi, doccia fatta, sono pronta per andare a pranzo. Le chiavi. Igienizziamoci. Ah, che bello e fresco. Come siamo eleganti. Mamma mia, sembra, Non sembriamo scappate di casa per una volta. Più o meno, Questo ristorante si trova nel centro storico di Cracovia e in particolare in una traversa della piazza principale, ovvero Rynek Glony. Come vi abbiamo accennato prima, questo ristorante fa solamente pieroghi, quindi speriamo di mangiare quelli veri ed eravamo un po' indecise su dove andare perché qui ci sono tantissimi ristorantini così tipici, trattorie polacche, dove fanno questi ravioli, però molti ci sembravano un po' turistici dato che siamo in centro e quindi abbiamo scelto questo. Speriamo che la scelta sia quella giusta.
siamo arrivate al ristorante e ci siamo sedute dentro perché fuori c'è un sole assurdo e quindi non abbiamo voglia di mangiare al sole, e dentro è molto carino, sì, guardate che sì, bello. Sì. Adesso leggiamo un po' il menù e decidiamo. Non so che ravioli scegliere. Guardate, ce ne sono un casino di tipi, con funghi e cavolo, con spinaci, aglio e formaggio, patate, cavolo, broccoli, poi con la feta, questi attirano. Vero? Feta, tomatoes e olive. Che prendiamo? Boh. Poi ci sono quelli dolci e quelli con la carne. Io prenderei uno classico, tipico, diciamo. Sì, quindi quelli tipici sono o con patate e cavolo o con cavolo e funghi. E funghi. O questi, i primi, i ruschi. O i primi, sì. Io prenderei quello alla carne, così almeno facciamo uno così, uno alla carne e uno dolce. Ok. E siamo... Ok, allora adesso decidiamo che sì, tipo e poi sì, vi facciamo vedere. Che strano modo di portare le posate, è vero? Sì. Abbiamo preso una limonata, vediamo un po' com'è. Sti cavoli, proprio limone. Abbiamo visto che qui c'è sempre la limonata su tutti i tavoli quando passeggiamo e quindi sì, abbiamo sì, detto proviamola. Sì, proviamola. Proprio limone aspra, spremuto proprio. Vero. Non c'è per niente zucchero, però è buona, sti cavoli per l'estate. Vero. Yes, thank you. Alla fine, al posto di quelli con la carne, abbiamo preso questi perché abbiamo letto dal menù che hanno proprio l'impasto verde di spinaci, giusto? Sì. E sono ripieni di feta, pomodorini e olive. Quindi sono curiosissima. E sopra c'è cipolla? Oddio, non capisco cos'è. O cipolla o pancetta? No, non è pancetta, non okay, è carne. Ah, ok. È cipolla, secondo me. Cipolla caramellata. Ne apro uno? Sì. Sono curiosa. Guarda quanto sono colorati. Oddio, che figata. Figo. Secondo me sono buonissimi, guarda, sono riempitissimi. Vero? Buonissimi. Si sentono tutti i sapori distintamente. Sì. Sembra un miscuglio a vedere così, invece si sentono tutti i sapori. E la cosa che mi piace tanto è che i ravioli sono molto spessi. Ah. Cioè l'impasto è spesso. Sì. Buoni. Ottimi. Io invece ho preso questi qua con l'impasto bianco, tipico dei ravioli, sempre con questa cipolla caramellata. Senti? Vero? Sì, cipolla caramellata. E li ho presi con patate e cavoli. Patate e cavoli, che sono quelli classici. Vado? Buoni, vero? Quelli più tipici di tutti sono patate e formaggio. Sono buonissimi perché hanno tipo l'aglio dentro. Sì. Che intensifica, sì. Invece in quelli di carne ci mettono la pancetta. Ah, ok, sì. In quelli di carne sì, mettono una cosa di sì, carne. Mm-mm. Poi tra un po' voglio assaggiare i tuoi. Ancora infatti, non li ho assaggiati. Nemmeno io i tuoi. Thank you.
bene, ragazzi, ho assaggiato i ravioli che ha preso Chiara e sono buonissimi. Non so quali preferisco tra i due. Neanch'io, non lo sono so. Sono diversi, sì. Sono gusti totalmente sì. diversi. No, sono buonissimi tutti e due. E questi, come diceva Chiara, hanno un retrogusto di aglio, buonissimo, sì. E secondo me di finocchietto. Sento una sorta di finocchietto di erba. Riempiono tantissimo, sì. Perché sono spessi e riempiti in un modo... E adesso ci manca un altro piatto. Poi abbiamo fatto il pienone. La buffata continua. Ecco i nostri pierogi dolci. Alla fragola? Alla fragola e questo non so cosa sia. Assaggia solo quello per solo vedere. Solo questo? Sì. Panna acida. Panna acida? È un vero, po' zuccherata. Vero? No. Non so, non l'ho mai assaggiata. Non è burro? Non è burro? No. Una cosa, una crema zuccherata. Secondo me è panna acida. Guardate quanto attirano. Guardate, ma c'è la pasta diversa rispetto a quelli di prima, vero? Bianchi. Vero? Ma ci sono proprio i pezzi. Guarda! Sono i pezzettoni. Proprio i pezzettoni. Com'è? Ma è diverso l'impasto? Sembra più al vapore, non lo so. Adesso ne assaggio un po' con questa sopra. Guardate che carino con la fragola. Buono, eh? Sta benissimo con la panna, non so se è panna, boh. Secondo me è panna acida. Buonissimo. O una crema al burro. E assaggi? Yes. Adesso tocca a me. Non me ne finire. Io vado subito con questa. Madonna, guarda qua. Ma guarda quanta ne metti. Sì, che tanta. Madonna, sono esplosi. Quanto mi piacciono, sono buonissimi, vero? E c'erano di tantissimi tipi, con le ciliegie, con la menta. Con la menta pure mi attirava. Formaggio dolce e menta. Ma quasi quasi mi piacciono più di quelli salati. Vero, vero. Vabbè, il dolce è sempre sì, un po'. Sì. Sono buonissimi. Pure di questi quanti ce ne sono nel piatto? 9. Ah, ok, allora ne fanno sempre 9. Una curiosità di questi ravioli dolci è che noi li intendiamo come dolce, come dessert, invece loro lo prendono come primo. Cioè, sì. Uguali agli altri, li mettono sì. sullo stesso piano di quelli con la sì, carne. Sì, che è strano perché è sono strano. Proprio dolci. Cioè. Bene, finiamo in bellezza il nostro pasto. Bene ragazzi, siamo appena uscite dal ristorante e siamo piene. Sì, in un modo inquietante. Quanto abbiamo mangiato? 9, 18, 27 ravioli. Madonna, una pienezza esorbitante. Ed è arrivato il momento di farvi sapere quanto abbiamo speso. Abbiamo speso 64 plin, ossia 14,06 euro. In due, non a testa, in due. Tutto compreso, quindi 3 piatti di ravioli e una limonata, sì, un bicchiere di limonata. Quindi direi pochissimo, direi 7 euro a testa. Il prezzo è bassissimo anche perché il posto dove li abbiamo mangiati si chiama proprio Manufactura Pieroga, quindi in teoria li fanno loro in casa, quindi meglio di così, infatti ecco. Erano buonissimi. Quelli alla frutta mi sono piaciuti tantissimo. Vero, anche a me un casino. Un casino. Poi avevo letto su internet che solitamente li trovi con la marmellata dentro. Invece qua c'erano proprio i pezzi di frutta, quindi ma infatti top. Secondo me siamo capitate proprio sì, bene. Sì, siamo sì, capitate sì, mi sa bene. Di sì. Poi comunque era una traversina, non era proprio nella piazza. Quindi comunque sicuramente sono migliori rispetto proprio al centro. E un'altra cosa che volevamo dirvi è che in questo posto c'era un
menù fisso per il pranzo, con una zuppa, che è tipica anche quella, un piatto principale più una limonata, 24 slot lì a testa, cioè 5 euro, e abbiamo detto allora facciamo quello, che risparmiamo e abbiamo pure la zuppa. Invece no, perché il piatto principale non erano i pieroghi ma era un'altra cosa, quindi abbiamo detto vabbè, noi volevamo mangiare i pieroghi, quindi. Però sti cavoli ragazzi, 5 euro tutta quella roba, sì, madonna, cioè, che poi abbiamo visto passare tra i tavoli che cos'era questo piatto. Era una cotoletta impanata, una cotoletta fritta con un po' di patate, com'è che si bollite. Dice? Patate bollite e i cavoli. I cavoli che da loro vanno tantissimo e li mettono dappertutto. Quindi pure quello era carino, però vabbè, non c'erano i pieroghi. Noi dovevamo fare i pieroghi. Sì. Bene ragazzi, speriamo che questo video sulla cucina tipica polacca vi sia piaciuto e speriamo di avervi fatto entrare un po' nel vivo dei piatti. Sì. E noi ci siamo ingozzate di ravioli, siamo super contente perché volevamo mangiarne tanti, assaggiarne Mamma di vari mia, tipi. Sì, è dal primo giorno che siamo arrivati che volevamo riprendere questi famosi ravioli pieroghi. E mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale se ancora non l'avete fatto per non perdere i prossimi video qui in Polonia e poi chissà dove. Perché poi ci sposteremo. Sì, Niente spoiler, ci vediamo presto, ciao a tutti. Ciao.